Tutta la merce che il commerciante ambulante aveva esposto è stata sequestrata, poi distrutta, andata in fumo in quanto si trattava di prodotti con marchi di alta moda contraffatti. Il 53enne senegalese, che li proponeva solitamente nella galleria del centro acquisti di Altececcato, fianco Sorelle Armonda, non disponeva dei permessi necessari per vendere in regola. Una vicenda che risale al novembre 2019, ma che si è conclusa solo in questi giorni con la distruzione di prodotti sequestrati. Pur trattandosi di un rivenditore conosciuto, e con una regolare sede commerciale a Montecchio Maggiore, la sua posizione è stata configurata dalla Guardia di Finanza come abusiva e quindi passibile di sanzione amministrativa, oltre che della denuncia per merce falsificata. I 4.438 prodotti presi in consegna, catalogati dalle Fiamme Gialle di Arzignano, sono finiti al macero. Sarebbero quindi stati bruciati, secondo disposizione della Procura. Per buona parte si trattava di vestiario che magari poteva tornare utile a bisognose, ma le leggi vigenti non lo consentono. Sorprende invece sapere che il 53enne, originario del Senegal, residente a Brescia, da tempo non abbia nemmeno tentato di ottenere la restituzione della sua merce sottoposta a confisca. La sede adibita a magazzino era posta in via Nogara, a Montecchio Maggiore. Il 53enne operava in prima persona al centro commerciale, una presenza fissa almeno fino al blitz del nucleo finanziario di Arzignano, che hanno verificato con gli uffici comunali se la prevista autorizzazione fosse stata emessa. Al riscontro negativo, la merce è stata inscatolata, portata al comando, dove è stata visionata facendo emergere irregolarità sui marchi, con l'inevitabile conseguente segnalazione alla Procura di Vicenza e denuncia per la detenzione e messa in vendita di materiale contraffatto.